Ciao ragazze, allora in questo video vi faccio vedere i prodotti che ho terminato in questo ultimo mese. Allora, ho terminato per i capelli la maschera nutriente dell'Ultra Dolce Garnier, la maschera meravigliosa. Mi è piaciuta tantissimo, è quella all'olio di argan e camelia. Mi è piaciuta molto, come del resto mi piacciono tantissimo tutte le maschere dell'Ultra Dolce. Però questa confezione diciamo che la tengo perché la utilizzerò per fare il gloss quello riflessante rosso che ha fatto Carlita Dolce la ricetta. Ho già comprato l'henné, l'ho già provato una volta a farlo, mi è piaciuto e quindi utilizzerò questa confezione per fare quel gloss schiarente. La maschera, ritornando a lei, mi è piaciuta tantissimo e penso che la riacquisterò sicuramente. Ho altre due maschere da utilizzare, una sempre dell'Ultra Dolce Garnier, una della Omia, quella all'aloe. E una volta che le terminerò, le ricomprerò sicuramente. Le maschere dell'Ultra Dolce mi piacciono tutte, tutte, non c'è una che non mi piaccia. Poi ho terminato questo qui, lo shampoo della il balsamo, scusate, della Schultz Ravvivante, quello per quello alla camomilla. Dovrebbe essere uno shampoo per i capelli biondi, io l'ho usato ugualmente, è senza parabeni, siliconi, coloranti chimici e oli derivati dal petrolio, è alla camomilla bio. Mi è piaciuto, l'ho utilizzato praticamente tutto, come potete vedere, e sì, penso che lo riacquisterò se lo troverò nuovamente. Poi ho terminato, per i capelli, mi sa che abbiamo finito, sì. Per i capelli ho terminato solo questo, poi passiamo alle mani. Alle mani, ho terminato questo che è un sapone liquido per le mani e i frutti di bosco. Mi è piaciuto, però preferisco quello della Manila perché praticamente questa confezione. Vedete che è rimasto un po' di prodotto alla base perché praticamente la cosetta. Qui l'asticella praticamente non prende più prodotto e ho provato anche a farlo scendere, ma non c'è niente da fare. Comunque è terminato, mi è piaciuto, niente di che, un normalissimo sapone liquido al profumo di frutti rossi, di frutti di bosco, scusate. Poi ho terminato questo qui, che è praticamente un sapone intimo della spuma di champagne, questo qui delicato per uso quotidiano, con estratti emollienti della seta. L'avevo preso perché era in offerta all'acqua e sapone, niente di più, niente di meno. L'ho ripreso sempre perché era in offerta all'acqua e sapone e in più davano le salviettine, quelle che si portano praticamente in giro, le salviettine intime. Sì. Si può ricomprare assolutamente, infatti l'ho ricomprato. Poi andiamo avanti. Allora, ho terminato questi due deodoranti. Questo qui della Venus non mi è piaciuto assolutamente per lo stesso motivo per cui non mi è piaciuto quello che vi ho fatto vedere nel video precedente, ovvero, mi ripeto, il profumo è buono per carità. L'unico problema è che se vi andate a depilare e poi mettete questo vi brucia tantissimo, quindi cioè non è, secondo me non è una cosa buona. Poi vabbè, lasciamo perdere l'inci dopo, infatti l'ho guardato e l'inci dopo averlo comprato e cioè, stenderei un velo. E poi ho terminato anche questo qui, questo l'ho terminato insieme a Samuele, il Borotalco White. Buono, buono, devo dire. L'unica cosa è che secondo me è quello della linea Borotalco più pesante, nel senso che è quello che ha più Borotalco all'interno e diciamo che preferisco gli altri della Borotalco. Questo qui a Samuele è piaciuto, a me così così, però la linea Borotalco è buona.
solo che costa un occhio della testa rispetto ad altri deodoranti, a quello che costa di più. Poi passiamo ai denti, la bocca. Ho terminato questo qui, il Menta Dent Protezione Carie, praticamente il Menta Dent questo qui. È un buono, mi piace, l'ho sempre comprato, quindi non vi dico niente. L'ho comprato un altro, altri due mi pare. Ho comprato una confezione di Colgate, quello rosso, e adesso però sto utilizzando quelli sbiancanti. Non so perché mi ha preso il periodo del detersivo, del dentifricio sbiancante. Quindi per ora questi li metto un po' da parte e utilizzerò i dentifrici sbiancanti che ho comprato. E poi mi è presa la del colluttorio. Io non ho mai usato colluttori perché è difficile che io beva qualcosa che abbia a che fare con la menta, perché non mi piace la menta. Non so perché, dopo aver visto, cioè sì, lo so il perché, dopo aver visto il video di Federica. Sì, di Federica, Sweet as a Candy. Il colluttorio che ho terminato io per ora è questo qui della Colgate, sempre il Plax. Multiprotezione, combatte batteri, alito più fresco, gengive più forti, 12 ore di protezione, menta delicata, proprio perché io la menta, quella potentissima, non mi piace. Ne sto utilizzando un altro, questo è senza alcol. Ne sto utilizzando un altro sempre della Colgate e mi piace, quello viola, mi piace. Questo qui era verde acqua, quello verde acqua. Quello viola anche mi sta piacendo, sempre della Colgate. E poi ho voluto acquistare Listerine, che io già so che Listerine praticamente io non, cioè, lo proverò, non mi piacerà e lo lascerò da qualche parte, sono sicura. Perché il Listerine è quello che veramente vi brucia in bocca, cioè vi scoppia, quindi non lo so se mi piacerà come il Colgate, se lo utilizzerò, però intanto diciamo che lo utilizzo e poi vediamo. Vi dicevo, niente, adesso sto utilizzando l'altro, sempre della Colgate, quello viola. Poi ho terminato ennesima confezione di gel detergente Viverde Coop, non sto qui a raccontarvi le storie di quel detergente. Ho terminato la maschera, la crema per le mani della Sabon che mi aveva regalato Letizia, Letizan 86, che ovviamente saluto e ti rifaccio ancora gli auguri per il tuo compleanno che è stato pochi giorni fa. Allora, questa qui lei mi aveva regalato questa alla vaniglia. Come vedete, l'ho praticamente uccisa, povera confezione. Mi è piaciuta tantissimo, veramente tantissimo, perché comunque è leggera sia nella texture sia nell'odore, diciamo, non è un odore di quelli pesanti alla vaniglia, dolcissimi, eccetera. È un odore molto molto delicato e in più ha un'idratazione alle mani spettacolare, però purtroppo l'ho terminata e niente. Buono, buono, buono. Non avevo mai provato un prodotto della Sabon, grazie Letizia che me l'avevi regalato l'anno scorso, almeno li ho provati. Allora, abbiamo, udite udite, prodotti di make-up. Eh sì, abbiamo prodotti di make-up, ovvero tutti questi prodottini qui. Allora, ho terminato. Mi è cascata la matita. Allora, ho terminato la Essence Match Make-up Too Much. Era ora che la terminassi, perché è una vita, penso che siano 2 anni che ho questa nel cassetto. Questo dovrebbe essere un fondotinta, secondo me è più una crema colorata, non dura un granché,
Niente, ringrazio il cielo di averla terminata. Lì per lì mi era piaciuta quando l'ho acquistata, perché l'ho acquistata due addirittura. Però ecco, adesso non la riacquisterei. Poi ho terminato. Dai, che mi casca la roba. Ho terminato questo qui, che è il mascara della Essence, il Multi Action Smokey Eyes, quello con il packaging, come vedete, arancione e nero. Questo mi è piaciuto tantissimo e mi dispiace tantissimo di non riuscire a trovarlo, perché veramente è un ottimo mascara tra tutti quelli della linea Multi Action della Essence, molto più di quello classico, che è quello che ha il packaging, nero e rosa. Mi è piaciuto tantissimo, spero di ritrovarlo, non so dove, non so come, non so quando. Poi ho terminato il gel per le sopracciglia, sempre di Essence, e mannaggia la miseria quando l'ho terminato, perché praticamente non riesco più a trovare un gel per le sopracciglia. Quindi per ora mi sto praticamente adattando a non utilizzarlo, metto solamente la matita e pettino le sopracciglia e via. Però insomma mi manca tantissimo un gel per le sopracciglia, spero di trovarlo il prima possibile. Poi ho terminato tre matite, ve le faccio vedere subito, se no mi continuano a cascare. Allora, ho terminato tre matite, sono rimaste tre moncherini. Una è quella marrone di Kiko, di quelle che hanno lo sfumino, che sono quelle che io adoro di più in assoluto. Un'altra è della Bottega Verde, che era uscita con la linea Brazilian Soul, se non mi ricordo, che è nera con dei glitter oro, che mi è piaciuta tantissimo d'estate. Questa qui l'ho utilizzata sempre, sia nella rima interna dell'occhio, sia proprio per contornare l'occhio all'esterno, perché è nera, quindi di base nera, quindi definisce l'occhio, però allo stesso tempo queste pagliuzze dorate gli davano un tocco di luminosità. E poi ho terminato anche questa qui di Essence, che è una matita marrone che praticamente non riesco più a temperarla, perché mi finisce praticamente tutta nel temperino. E sì, mi è piaciuta anche questa per contornare l'occhio esternamente. All'interno dell'occhio praticamente non durava nulla. Questa di Kiko invece, come sapete, essendo la linea delle matite di Kiko mia preferite, dura benissimo sia all'interno dell'occhio sia all'esterno dell'occhio, e sia come base. Poi ho terminato, sempre di Kiko, il correttore Skin Evolution, questo qui, che è quello che compro sempre d'estate in colorazione 05, questo qui a stick. L'ho terminato, non esce più, e l'ho terminato, mi è piaciuto tantissimo, come sempre. Però adesso ho il correttore di neve da terminare, ho un altro correttore di Deborah da iniziare, quindi per ora correttori non ne compro. Anzi, ho deciso di terminare i prodotti che ho, e poi una volta che li ho terminati, li ricomprerò. Non voglio accumularmi basi, ciprie, illuminanti, correttori, matite. Basta, mi sono stufata. Cioè, c'ho una marea di roba. Oggi guardavo il cassetto delle ciprie, del blush, eccetera. Un macello, cioè non mi si chiudeva più dalla roba che c'era dentro. Quindi ho cominciato a mettermi, ecco, ho due basi da terminare, ho il fondotinta, quello di Deborah, quello in polvere minerale, da terminare, perché è comunque andante, ha un grosso buco. Ho un blush, ragazze, il primo blush che ho acquistato non so quando, penso che andavo ancora a scuola, al liceo, che ancora lo devo terminare, ha un buco enorme, non finisce. Ho tre matite per sopracciglia da terminare, di cui due veramente sono due moncherini. Insomma, diciamo che ho messo sopra il mobile dove mi trucco di solito tutte le cose che devo terminare prima di ricomprarne altre della stessa categoria, perché se no non c'entro più. Comunque, tornando al correttore, questo correttore mi è piaciuto tantissimo. Infine, devo buttare questo rossetto qui, che è il Midnight Plum 338 di Maybelline. Mi sembra di Maybelline, che era in questa colorazione qui violacea con
dei glitter all'interno, lo butto perché puzza terribilmente, puzza veramente tantissimo e preferisco mettere, ecco, il 914 di Kiko, che comunque si avvicina tantissimo a questa colorazione, piuttosto che mettermi questo che magari mi può far uscire qualsiasi cosa sulle labbra, quindi ho deciso di buttarlo perché secondo me è proprio arrivato. Di tempistica è morto proprio, ha messo la muffa. Niente ragazze, io ho terminato, questi erano tutti i miei prodotti finiti, spero che il video vi sia stato utile, fatemi sapere se anche voi avete terminato qualche prodotto e soprattutto fatemi sapere se volete vedere i prodotti diciamo i prodotti che cercherò di terminare in questo periodo, un po' una sorta di project ten pen che ha fatto Eleonora Manni. Fatemi sapere però se vi interessa, altrimenti nisba. Ciao.